C'era una volta Cappuccetto Rosso che dormiva. Oh, oh, oh no, è tardi, mi dovevo svegliare prima. Devo andare a portare la crostata alla Nutella che la mia mammina ha preparato per la mia cara nonnina. Vado a prendere il cestino, eccolo qui. Io vado dalla mia nonnina, ma non mi devo fermare a parlare con nessuno. Uffa, sto desiderando una crostata alla Nutella. Dove potrò trovarla questa crostata? La voglio proprio mangiare. Buongiorno, Cappuccetto Rosso. Buongiorno, Lupo. Dove vai col tuo bel cestino? Dalla mia nonnina. E dove abita la tua nonnina? Nel bosco, vicino al gran cespuglio. Che brava bambina che sei! Ciao, Lupo, io vado. Se arrivo prima, sicuramente riuscirò a mangiare quella crostata così buona alla Nutella. Infatti il lupo furbacchione arriva dalla nonnina prima di Cappuccetto Rosso. Toc toc! Chi è? Sono Cappuccetto Rosso! Entra pure! Così il lupo entra e chiude velocemente la nonna nell'armadio e si mette i suoi vestiti. Oh, sono arrivata dalla mia nonna! Ciao, Cappuccetto Rosso! Che orecchie grandi che hai, nonnina! Per sentirti meglio! Ma che occhi grandi che hai, nonnina! Per vederti meglio! Ma che mani grandi che hai, nonnina! Cappuccetto Rosso, mi vuoi ricordare quanto sono brutta? Ma no, nonnina, sei sempre bellissima. Però, che bocca grande che hai, nonnina! Per mangiarti meglio! Ma ecco che subito appare il cacciatore. Non mangerai, Cappuccetto Rosso! Ma non mangerei neanche la crostata alla Nutella che stavi tanto desiderando, caro lupo! Scappa e non farti mai più vedere! La nonna e Cappuccetto Rosso possono finalmente mangiare insieme la crostata alla Nutella e vissero tutti felici e contenti. Sogni d'oro, bambini!